Luna, vuoi giocare tu ora? Veramente ho fame. Oh, hai fame, Luna? Che ore sono, Bing? È mezzogiorno in punto. E in effetti anch'io ho fame. Oh, torniamo già a casa? No, è un peccato. Charlie non vuole tornare a casa. Charlie si vuole divertire con Luna, Bing e Sula. Ho un'idea, Charlie. Perché non facciamo un picnic? Così potremo mangiare qui e non siamo costretti a tornare a casa. Luna, sei un genio! Come abbiamo fatto a non pensarci? Sì, un picnic! L'idea è favolosa! Ehi, fermi tutti, fermi un momento! Ok, c'è il tavolino per il picnic, ma manca tutto il resto! Che cosa mangeremo? Io vorrei dei panini! Oh, anch'io vorrei dei panini! Ma non abbiamo dei panini! Insomma, non abbiamo portato nulla qui! No! Deve esserci una soluzione! Charlie non vuole tornare a casa! Lì c'è un piccolo chioschetto! Possiamo andare a comprarli! È vero! Lì sembrano vendere panini e cibo! D'accordo! Andiamo a prendere qualcosa da mangiare, anzi, ci penso io! Voi che cosa volete? Un panino al pomodoro! Io vorrei un hot dog! Un hot dog, Charlie! Io una fetta di pizza! Anch'io vorrei una pizza! Vado a prendere il cibo! Sì, possiamo rimanere a giocare! E mangeremo qui! All'aria aperta, facendo un picnic! Charlie, lo sai che questo è il mio primo picnic? È anche il mio primo picnic! Che bello, Charlie! Il nostro primo picnic insieme! Sula sta andando a comprare i panini e il cibo! Dobbiamo crearlo! Se non vogliamo far tornare Sula dai suoi amici a mani vuote, sarà meglio darsi da fare! Iniziamo creando il panino di Luna. Prendi la pasta modellabile, fai due palline, appiattiscile un pochino. In questo modo, chiudendo, si formerà il panino. Luna ha detto che vuole un panino con il pomodoro, quindi prendiamo il rosso. Fai una pallina, appiattisci e metti i pezzi di pomodoro sopra il pane. Mettiamo 3 bei pezzi di pomodoro. Ed ora mettiamo anche una fogliolina d'insalata. Rendiamo questo panino più allegro. Prendi del verde, appiattisci, fallo sottile. Ed ora chiudi il panino. Questo è un panino gigantesco! Mettiamo sopra anche dei semini di sesamo. Prendi il giallo e fai delle piccolissime palline da mettere in cima. Sembra delizioso! Ed ora questo panino diamolo a Sula. È Sula infatti ad avere il compito di portare il cibo a tutti quanti, quindi il panino ora ce l'ha Sula. Charlie voleva un hot dog. Prendi la pasta modellabile marrone, dividila in due. Allunga la pasta modellabile in questo modo e appiattiscila. Non troppo, ma dai questa forma allungata. Allunga anche questa ed ecco, abbiamo un panino per hot dog, ma manca il würstel. Prendiamo l'arancione, fai una strisciolina. Ok, il würstel non è proprio arancione, ma questi sono i colori che abbiamo. Mettilo qui ed ora condiamo con un po' di ketchup. Prendi il rosso, fai una strisciolina molto sottile ed ora mettila sopra al würstel. In questo modo, rigirandola. Viene proprio fame! Beato Charlie! Ed ora chiudi lo dog. Ecco qui, diamolo a Sula. Tieni Sula un altro panino. Bing! E Sula volevano invece una pizza. Prendi il marrone, fai una pallina e appiattiscila. Se vuoi, mantieni il contorno più alto per fare il cornicione o insomma la crosta della pizza. Non deve essere un cerchio perfetto. In alcuni punti può essere più sottile, in altri più alta. Ecco fatto, ora bisogna condirla. Prendi il rosso, mettiamo del pomodoro. Fallo sottile. Appiattisci. Ed ora condisci la pizza. Rigira all'interno il pomodoro, se va oltre il cornicione, in modo da mantenere questa parte più alta. Appiattisci. Che fame! Ed ora un po' di mozzarella, un po' di formaggio. Prendi il bianco e fai delle piccole striscioline e mettile sulla pizza. Ecco qui.
tanta mozzarella! Ed ora con il verde mettiamo una fogliolina di basilico per dare un tocco di colore in più. Perfetto! Ora Sula può tornare dai suoi amici con questo bel bottino. Oh, ho tanta fame, non ce la faccio più! Dov'è Sula? Oh, Charlie, Sula sta arrivando, un po' di pazienza! Eccola Sula! Aiutiamola! Uff! Ecco qui! Chi ha ordinato la pizza? E lo dog! Io ho ordinato lo dog! Grazie, Sula! Charlie, siediti vicino a me! Dai! Mangiamo! Facciamo questo picnic! Arrivo! Oh, com'è grande questo dog! Brava, Sula! Scusa, Luna! Questo tavolo è ballerino! Qualcuno deve sedersi sull'altro lato! Oppure rischiamo di cadere! Oh! Bing, Sula, forza, sedetevi! Già, sedetevi o noi non riusciremo a stare seduti! Andiamo, Bing! Ho qui la nostra pizza! Arrivo! Oh, sembra tutto delizioso! I nostri amici si stanno proprio divertendo! È favoloso fare un picnic all'aria aperta! Oh, ma io ho un po' di sete! Oh, è vero! Non c'è una fontanella qui! Ora la cerco! Vado alla ricerca dell'acqua! Luna! Ma annusi l'acqua! Ho un fiuto infallibile, Charlie! Se c'è una fontanella, io la fiuterò con il mio naso! Non sembrano esserci fontanelle al momento. Ma, povera Luna, non vogliamo che vada alla ricerca di questa fontanella ancora per molto. Creiamo una fontanella allegra, colorata. Prendi il giallo, fai una pallina, con il dito schiaccia al centro. Solo il centro. Ancora. Schiaccia in modo da avere il bordo più alto. E la parte centrale invece rientrante. Creerai una sorta di vasca, una bacinella. Qui è dove viene raccolta l'acqua, l'acqua della fontanella. Fai una strisciolina ed ora mettila tutto attorno. Ora con il giallo fai una strisciolina, appiattiscila leggermente e mettila qui. Ora fai una piccola strisciolina ed è il rubinetto da dove uscirà l'acqua della fontana. Ed ora, con l'azzurro, puoi creare l'acqua. Fai uno strato d'acqua su questa fontanella. Mettila qui all'interno e fai aderire. Puoi fare anche una gocciolina d'acqua per rendere meglio l'idea. E la fai scendere dal rubinetto. Abbiamo la fontanella. Dobbiamo solo decidere dove posizionarla. Trovata! Sì, è qui, guardate! Oh, Luna ha trovato la fontanella! Voglio andare a giocare! Scusate, mi sono alzato senza avvertire! Charlie! Questo tavolino non è ben solido! Capita con i tavolini da picnic! Bisogna stare attenti! Ah, Luna, sto arrivando! Charlie, ho un'idea! Hai visto quanto è grande la fontanella? Oh, sì? È grande! Allora, potremmo usarla come piscina, sì! Oh, Luna, ma non hai freddo? Oh, un po' sì, è ghiacciata! Non era un'ottima idea. Oh, Luna, ora sarai infreddolita. Un po' sì. Oh no, Luna, freddo. Luna, ti ammalerai. Non si fa il bagnetto subito dopo mangiato. Nell'acqua fredda, per di più. Oh no, mi sta venendo mal di pancia. Perché Luna è tutta bagnata? Sì. Luna, hai fatto il bagno nella fontanella! Prenderai freddo! Oh no, Luna si è raffreddata! Ci serve una coperta! Oh, bisogna tornare immediatamente a casa! Oh no! Scusa, Charlie, non volevo, ho fatto un guaio! E ora rischiamo di tornare a casa! No! Creiamo una
una coperta per Luna, poverina, bisogna discaldarsi. Prendi il fucsia, fai una pallina e appiattiscila più che puoi. Appiattisci per bene. E se si forma qualche buchino, non ti preoccupare. Prendi della pasta modellabile gialla e fai una toppa. La toppa è un tessuto che si mette sopra il buchino. Per rimediare, fai delle piccole striscioline e mettile qui. Un'altra. Ora hai una toppa con le cuciture. Puoi anche decidere di fare un bordo a questa coperta. Puoi usare sempre giallo o cambiare colore. Ed ora mettila sul bordo, lungo tutto il contorno. Ed ora puoi appiattire. Ecco fatto, abbiamo una calda coperta per Luna. Avvolgi Luna sulla sua coperta, così si scalderà. Ora va meglio. Grazie, Sula. Ah, Luna, non devi bagnarti subito dopo pranzo su una fontana ghiacciata. Già, ma ora mi sento meglio. Giochiamo, Charlie. Ti senti già meglio, ma io non ho ancora finito di mangiare. Oh, Charlie, sbrigati, dobbiamo giocare. Luna, scaldati un pochino e poi giocate. Anch'io e Bing, dobbiamo ancora finire la pizza. Oh, Charlie, ti va di raccontarci una storia? D'accordo, Luna. Vieni, ti do un po' della mia coperta. Ora sei al caldo anche tu, Charlie. Oh, come sono carini, hai visto, Bing? Charlie e Luna sono sotto la stessa coperta. Sono proprio grandi amici. Oh, si sono addormentati. Hanno giocato così tanto che si sono stancati. Beh, sogni d'oro, Luna e Charlie. Ma continuiamo il nostro picnic, Bing. Certo, Sula. Ed ora che Charlie e Luna dormono, abbiamo i giochi tutti per noi. Ed ora grazie per aver giocato con noi. Lasciate un pollice in su e iscrivetevi al canale. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!